po' di disconoscimento di paternità, adesso non rammento. Insomma, il titolo è andato direttamente al ramo cadetto degli Hartford. Degli Hartford? Sì. Ed è così che l'attuale Lord Dealing è diventato Lord Dealing. Io mi ricordo ancora sua madre, la cara Lady Silvia. Lei aveva sposato in seconde nozze Sir Thomas Hartford. Poverina, è morta senza aver visto la fortuna che è capitata al suo George. Allora Lord Dealing sarebbe... George Hartford, sì, nasce proprio così. Vi meraviglia, eh? E non capita tutti i giorni di ereditare un titolo appartenendo al nono posto nell'ordine di successione. Io vorrei vedere subito Gerald. Potete chiamarlo? Ma certo, dirò al cameriere di chiamarlo in sala da pranzo. Io non capisco come mai i signori uomini tardino tanto. Ho conosciuto l'ordine, come vi stavo dicendo, come George Hartford e basta. Molto brillante, ma mai un soldo in tasca, eh? Tranne quelli che gli dava sua madre. Lei gli voleva molto bene, soprattutto credo perché era in pessimi rapporti con il padre. Oh, ma eccoli, finalmente. Lord Dealing è stato veramente divertente. Non ho mai riso tanto in vita mia. Oh, la signora Harbard. Ha visto, signor pastore? Sono riuscito a ottenere la presenza della signora Harbard. Oh, questo è un grande onore, Lady Astanton. Mia moglie ne sarà gelosa. Oh, come mi dispiace che la signora Dobney non sia potuta venire. Il solito mal di testa, suppongo. Eh sì, purtroppo, è una vera martire. Ma è felice da sola. È felice da sola. Com'è stata la più affascinante donna del mondo? Come mai vi siete trattenuto così poco in sala da pranzo? Troppo forte il desiderio di rivedervi. Dovevate venire prima, allora. L'americana ci ha tenuto una lezione. Ah, sì? Posso sapere l'argomento? No, la solita retorica puritana. Ci penserò io a convertirla. Vi siete impegnato a farlo. No. Quanto tempo vi date? Una settimana. È più che sufficiente. Mamma! Oh, Gerald. Caro, non mi sento bene, accompagnami a casa. Davvero, signor Harbard? Sì, mi dispiace, mamma, ti accompagno subito. Ma prima devi conoscere Lord Dealing. No, eh? No, non stasera. Lord Dealing, sì. Se permettete, vorrei presentarvi mia madre. Con molto piacere. Mamma. Scusate. Mamma, ecco Lord Dealing che mi ha chiesto di fargli da segretario. Io spero solo di esserne all'altezza. Lord Dealing è stato molto buono con te, Gerald. Gerald ed io siamo diventati buoni amici, signor Harbard. Non credo ci possa essere nulla in comune tra voi e mio figlio, Lord Dealing. Ma mamma, ma come puoi dire così? Certo, io non sono stato a Eton o a Oxford, ma questo a Lord Dealing non importa, vero? Lord Dealing può cambiare idea. Mamma! Come hai detto tu stesso, Gerald, non sei stato né a Oxford né a Eton. Lord Dealing! Sì? Vorrei dirvi una parola. Venite, per favore. Sì. Signori, vogliamo passare tutti nella sala di musica? La signorina Usley ci suonerà qualcosa col violino. Credevo non vi staccaste più della misteriosa signora Harbard. Venite anche voi, vero, signora Harbard? Uno di questi giorni, signor pastore, la signorina Usley ed io verremo a casa vostra e la signorina suonerà il violino per vostra moglie. Ah, dimenticavo. La signora è un po' debole d'orecchi, non è vero? La sordità è una dura prova per lei. Ormai non sente più nemmeno i miei sermoni. Li legge a casa. Ma ha tante risorse in se stessa, tante risorse. Lord Dealing, sì. Lord Dealing, per piacere, prima di andare di là, parlate voi con mia madre. Io non so perché, ma sembra non credere a quello che voi mi avete detto. Allora non venite? Sì, sì, vi raggiungo subito. Lady Ostenton, scusatemi, se la signora Harbord me lo permette, io vorrei parlarle un minuto. Vi raggiungerò fra poco. Va bene, ma non trattenete troppo a lungo la signora Harbord, eh? Proprio non ne possiamo fare a meno. Dunque, Rachele, questo è nostro figlio, eh? Bene, sono proprio orgoglioso di lui. Un vero Hartford, fino all'ultima goccia di sangue. Ma a proposito, perché Harbert? Un nome vale l'altro quando non si ha diritto a un nome. Ah, certo, sì. Suppongo che sia così. Ma perché Gerald? È il nome di un uomo a cui ho spezzato il cuore, George. È il nome di mio padre. Beh, quello che è stato. Tutto quello che io posso dire è che sono molto, molto fiero di mio figlio.
il mondo lo conoscerà come mio segretario privato, ma per me sarà qualcosa di molto, molto più caro. È curioso. Ero convinto che alla mia vita non mancasse nulla. Invece no, mi mancava qualche cosa. Mi mancava un figlio. Ora l'ho trovato e ne sono felice. Tu non puoi vantare nessun diritto su di lui. Gerald è mio, solo mio. Non sarà mai di nessun altro. Mia cara Rachele, è stato tuo per 20 anni. Non puoi lasciarlo un po' anche a me. È mio, quanto tuo, ma no? Ma tu stai parlando del bambino che hai abbandonato. E che se fosse stato per te, avrebbe potuto anche morire di fame. Tu dimentichi che sei stata tu a lasciarmi, Rachele, non io. Certo, perché ti sei rifiutato di dare il nome a tuo figlio. Prima ancora che nascesse, io ti ho supplicato di sposarmi. Non avevo una posizione, non avevo prospettive. E poi ero giovane, Rachele. Quando un uomo ha l'età per fare del male, dovrebbe anche sapere come rimediare al male che ha fatto. Le generalizzazioni in campo morale non vogliono dire nulla, Rachele. E quanto dire che io avrei lasciato morire di fame mio figlio, beh, questa è una bugia, è una sciocchezza. Mia madre ti aveva offerto 600 sterline all'anno di rendita, ma tu non le hai volute. Tu sei sparita, portandoti via il mio bambino. Sai benissimo che non avrei mai accettato un soldo da tua madre. Tuo padre era diverso. Lui infatti diceva che sarebbe stato tuo dovere sposarmi. Il dovere è quello che noi ci aspettiamo dagli altri. E devo riconoscere che mi lasciavo molto influenzare da mia madre. Succede quando si è giovani, vero? Sono contenta di sentirtelo dire. Sii dunque certo. Gerald non verrà mai con te. Ma questo è assurdo. Ma tu credi che io potrei permettere che mio figlio... Nostro figlio! Mio figlio! Credi che io gli potrei permettere di andarsene e con l'uomo che mi ha rovinato la vita. Tu non ti rendi conto. Tu non sai qual è stata la mia sofferenza, la mia vergogna. Mia cara Rachele, io devo dire onestamente che considero l'avvenire di Gerald molto più importante del tuo passato. Gerald non può separare il suo avvenire dal mio passato. E invece è proprio quello che dovrebbe fare e che tu dovresti aiutarlo a fare. E cos'è in questo momento nostro figlio? Un impiegatuccio in una piccola banca di provincia. Tutto questo gli bastava prima di conoscere te. Se ora non gli basta più, la colpa è tua. Il merito è mio. Io gli ho offerto un'occasione affascinante. E lui l'ha colta a volo. Io... non lo lascerò andare via. Ah sì? E come potrai impedirglielo? Che scusa troverai? Io non gli dirò certamente quali sono i nostri rapporti, ma anche tu non potrai dirglielo, vero? Basta vedere come l'hai educato. L'ho educato ad essere un uomo onesto. Certo. E qual è il risultato? Che si ergerà tuo giudice non appena saprà la verità. Un giudice duro. Rachele, inflessibile, inutile illudersi. I figli incominciano col amare i loro genitori, poco dopo li giudicano, raramente, per non dire mai, li perdonano. George, ti supplico non portarmi via mio figlio. Ho avuto 20 anni di sofferenze. È solo lui che mi amasse. E solo lui ho avuto da amare. Tu hai avuto un'esistenza piena di gioie, di successi. Non hai mai pensato a noi. Ed è anche naturale che sia così, visto il tuo modo di concepire la vita. Adesso ci siamo incontrati, ma per caso. È stato un incidente, un brutto incidente, dimenticatelo. Non derubarmi di tutto quello che possiedo al mondo. Per amor del cielo, Giorgio, non prenderti mio figlio. In questo momento tu non sei necessaria alla carriera di Gerald. Io invece lo sono. Non abbiamo altro da dirci. Non gli permetterò di andarsene. Eccolo. Deciderà lui. È suo diritto. Gerard,
Tua madre sembra non gradire che tu venga con me. Non so per quale ragione. Perché, mamma? Pensavo che tu stessi bene con me. Non sapevo che tu avessi tanta fretta di andare. Ma perché dici così? Ma certo, certo che sto bene con te. Ma io voglio diventare qualcuno. E credevo che tu saresti stata orgogliosa di vedermi segretario di Lord Dilling. Gerald, tu potresti non essere adatto. Non hai studiato abbastanza. Io non vorrei dare l'impressione di interferire, signora Arbor, ma penso che Gerald abbia tutte le buone qualità che io desidero. Anzi, molte, molte di più. Vi sono forse delle ragioni, signora Arbor, per cui voi non desiderate che vostro figlio accetti la mia offerta? Se ve ne sono, ditemi. Mamma, rispondi. Sono forse ragioni che voi desiderate io non conosca? Io posso anche allontanarmi. No, nessun'altra ragione. E allora, ragazzo mio, tutto è sistemato. Vieni, andiamo a fumare una sigaretta, eh? Signore Arbat, voi vi siete comportata con molta saggezza. Voi non siete mai stato sposato, vero Ordini? Gli uomini si sposano per noia, le donne per curiosità, ma entrambi subiscono disinganno. Con tua madre, Gela, ero sicuro che alla fine si sarebbe lasciata convincere. Mia madre è molto scrupolosa, Lord Dilling, e pensa che io non sia abbastanza istruito per essere il vostro segretario, ma del resto ha perfettamente ragione. Io sono sempre stato molto pigro a scuola. La scuola non serve a niente, un titolo, una buona rendita, e sei un gentiluomo, vuol dire che tu ne sai quanto basta. Ma io non so niente del mondo, Lord Dilling. Hai dalla tua parte la cosa più meravigliosa che esista, Gerald. La giovinezza. Io non so che cosa darei per riconquistare la mia giovinezza. Eccetto naturalmente che alzarmi presto la mattina, fare ginnastica e essere utile alla società. Ma non vorrete dire di essere vecchio? Quanto basta per essere tuo padre, Gerald? Io non ho nessun ricordo di mio padre. È morto molti anni fa. Io lo so, Lady Ostleton me l'ha detto. Mia madre poi non me ne parla mai, non so perché. Ma qualche volta ho perfino il sospetto che abbia sposato un uomo di condizioni inferiori. Davvero? Hai sentito molto la mancanza di tuo padre, Gerald? No, ho avuto mia madre. Io penso che nessuno abbia mai avuto una madre come la mia. Certo, sicuro. L'amore materno è commovente, ma a volte stranamente egoistico, non ti pare? Sì. Tua madre è un'ottima persona, Gerald, ma vedi, le ottime persone spesso hanno una visione limitata della vita. Voglio dire, orizzonti ristretti, eh? Già. Non ti pare? Certo. Per esempio, loro si interessano moltissimo a cose che a noi non dicono niente. Scommetto che tua madre è molto religiosa o qualche cosa del genere, vero? Sì. Va sempre in chiesa. Ecco, vedi, allora non è moderna. È quello che conta oggi, essere moderni. Vuoi essere moderno, Gerald? Butta via tutte le antiquate filosofie sulla vita. Non esiste altra vita che il vivere elegante. Che tu non sia laureato a Oxford non ha nessuna importanza, ma devi assolutamente saperti annodare la cravatta. Una cravatta bene annodata è il primo passo importante nella vita. Lord Dilling, io potrò imparare ad annodarmi anche benissimo la cravatta, ma non riuscirò mai a parlare come voi. Il segreto è semplice. Parla con tutte le donne come se le amassi e con tutti gli uomini come se ti annoiassi. E allora il tuo successo è garantito. Deve essere bello far parte della società, non è vero? Farne parte è molto noioso, ma esserne fuori è una tragedia irreparabile. Non ci riuscirò mai. Ti insegnerò io a vivere, Gerald. Perché, vedi, il mondo è stato costruito da una moltitudine di pazzi, perché pochi savi sappiano goderne. Oh, eccovi finalmente, Lord Dilling. Immagino abbiate spiegato a Gerald quali sono i suoi compiti, ma spero anche gli abbiate dato dei buoni consigli. I migliori consigli possibili, Lady Astonton. Oh, allora mi dispiace di non averli sentiti anch'io.
benché ormai sia un po' in là per accettare dei consigli. Tranne che da voi, caro pastore, quando parlate dal vostro bel pulpito. Ma allora so quasi sempre quello che state per dire. Non me ne preoccupo. Cara signora Harvard, venite, sediamoci. Allora, Lordine, volete dire anche a noi quello che avete spiegato a Gerald? Stiamo proprio spiegandogli come per sopravvivere ai problemi dell'esistenza sia necessario trattare con estrema leggerezza tutto ciò che è serio e con serietà tutto ciò che è frivolo e superficiale, ecco. Oddio, mi sembra che questa sia un po' difficile per me. Del resto, quasi tutto quello che dice Lord Dillon sfugge un po' alla mia comprensione. Cara signora Harbutt, noi due evidentemente apparteniamo a un altro mondo. Siamo state educate troppo bene e questo al giorno d'oggi è un grave limite. Ma non credo che mi piacerebbe condividere le idee di Lord Dillon. Avete perfettamente ragione, mia cara. Lady Ostenton, non avete per caso visto mio marito? Oh, non preoccupatevi, Lady Cecily. Sir John è con Lady Staffield nel salotto giallo. Li ho visti poco fa e stavano ambedue benissimo. Ma dove andate, Lady Cecily? Vado a vedere se per caso John non ha bisogno di qualche cosa. Io non credo sia giusto darsi così pensiero per un marito. Lady Cecily è troppo apprensiva. Ah, ecco, Sir John! Con la signora Allonby. Ma forse è con lei che l'avevo visto allora. Sir John! Sono due ore che Lady Cecily vi sta cercando dappertutto. Ah, sì, davvero? Ma la stavamo aspettando nella sala da musica. Ah, oh, la sala da musica! Ecco, non era il salotto giallo. Oddio. Ho paura che sto perdendo un po' la memoria. La signora Dobney ha un'ottima memoria, non è vero? Una volta sì, ma dall'ultimo attacco che ha avuto ricorda quasi esclusivamente gli episodi della sua primissima infanzia. Ma trae grande diletto da questi ricordi, grande diletto. Cara Lady Staffin! Di che cosa vi stava parlando, Sir Alfred? Di se stesso, suppongo. Stavo elencando le ultime belle qualità che ho scoperto in me, Lady Hastington. E a voi, signora Allonby, di che cosa sta parlando, Sir Joe? Ah, della Patagonia. Che argomento remoto. Sì, ma molto interessante. Sembra che i selvaggi abbiano le stessissime idee dei popoli civili, solo che loro vestono in modo pittoresco. La carrozza del reverendo Dobby. Caro pastore, ve ne andate di già, ma sono appena le 10:30. Ho proprio paura di dover andare, Lady Hastington. Il martedì è sempre una pessima notte per mia moglie. Oh, va bene, allora non vi trattengo. Ho detto al maggiordomo di mettervi in vettura due pernici. Sono certa che alla signora Dobney piaceranno molto. Molto gentile da parte vostra, Lady Hastington, ma mia moglie non può più mangiare cibi solidi, purtroppo. Solo pappette ormai. Ma è molto serena lo stesso, molto serena. La cosa più rassicurante della nostra vita politica è la crescente influenza delle donne. Le donne sono sempre state dalla parte della moralità, sia pubblica che privata. C'è una bellissima luna stasera. Possiamo andarla a vedere. Non c'è niente di più affascinante che osservare una cosa mutevole e incostante. Potete sempre guardarvi allo specchio. Lo specchio purtroppo mi mostra le rughe. Il mio è stato educato meglio. Sì. Non mi dice mai la verità. Allora vuol dire che è innamorato di voi. Posso venire anch'io? Certo, con molto piacere, ragazzo mio. Gerald. Sì, ma. Gerald, scusa, caro, ma è tardi. Io sono stanca, andiamo a casa. Ma restiamo qui ancora un po'. Ho una grande sorpresa, sai? Lord Dillon ed io partiamo per l'India alla fine del mese. Gerald, ti ripeto che sono stanchissima. Accompagnami a casa. Ma va bene, se proprio ci tieni, va bene. Ma prima devo salutare Lord Dillon, eh? Torno tra 5 minuti. Gerald! Che bel cielo stellato, signora Harbutt? Sì. Signora Harbutt. Sì? Io vorrei tanto che voi mi poteste essere amica. Voi siete così diverse dalle persone che si incontrano qui. Quando siete entrate in salotto questa sera avete portato con voi, non so come dire, il senso di qualcosa di buono e di pulito. Io sono stata sciocca, questa sera. Vi sono cose che è anche giusto dire, ma che possono essere dette nel momento sbagliato e alla gente sbagliata. No, ho sentito quello che avete detto, signorina Ousley. E sono d'accordo. Ah, non sapevo che aveste sentito.
Però ero sicura che sareste stata d'accordo. La donna che ha sbagliato va punita, è vero? Sì. Ma lo stesso castigo dovrebbe toccare anche all'uomo. Lo stesso. E anche ai figli, vero? Se ci sono dei figli. Sì. È giusto che la colpa dei padri ricada sui figli anche innocenti. Ma è la legge di Dio. Eh già. È una delle terribili leggi di Dio. Siete triste perché vostro figlio sta per lasciarvi? Sì. Ma siete contenta che se ne vada con Lord Dilling? Questo vuol dire che Gerald si farà una posizione, avrà molti soldi, certo. Ma dei soldi e una posizione non sono tutto, non è vero? Non sono proprio niente, signorina Worsley. Portano solo infelicità. Ma allora perché lo lasciate andare via? Perché lo desidera tanto. Ma se voi gli chiedeste di rinunciare? No, no. Ormai si è troppo abituato all'idea di... Oh, vi vuol troppo bene, signora Arbat, per potervi rifiutare qualsiasi cosa voi possiate chiedergli. Diteglielo. Vi prego, ditegli di non andar via. Ve lo manderò qui. E lì in terrazza con Lord Dilling, ho sentito che ridevano. No, no, signorina, non c'è nessuna fretta. Posso aspettare? No, vado a dirgli che voi lo volete. Per piacere. Ditegli di non partire. Esther, ma non verrà. Per cortesia, non avete visto mio marito in terrazza? Oh, no, no, Lady Cecily, sul terrazzo non c'è. Grazie. Strano, eh? A quest'ora dovrebbe essere già lei. Scusami, mamma, se ti ho fatto aspettare, ma mi ero completamente dimenticato. Sono così felice questa sera. Sei felice all'idea di andartene, vero? Oh, non se me lo dici così, mamma. Ma certo, certo che mi dispiace di lasciarti. Ma dopotutto, come dice Lord Dilling, è possibile vivere in una piccola città come questa? No. A te non importa, ma io ho delle ambizioni, mamma. Voglio fare strada. Voglio che tu possa essere orgogliosa di me. Lord Dilling mi aiuterà. Gerald, ti supplico non andartene con Lord Dilling. Non andare con lui, te ne prego. Ma come? Ma cambi idea da un momento all'altro. Un'ora fa sembravi d'accordo. E adesso vorresti che mandassi a monte la più grande occasione della mia vita, forse l'unica. Ma non penserai che persone come Lord Dilling si trovino ad ogni passo, vero? È incredibile che a crearmi delle difficoltà sia proprio mia madre. Ma poi lo sai, mamma, mi sono innamorato. Sì, mi sono innamorato di Esther, voglio sposarla. Ma come potrei senza una posizione? Ecco che cosa significa per me essere segretario di Lord Dilling. Io penso che tu dovrai rinunciare alla signorina Worsley, Gerald. Sì, conosco le sue idee sulla vita. E credo che non ci sia posto per te. Beh, rimangono comunque le mie ambizioni. Anche questa è qualcosa. E io sono ben contento di avere, poi. Sì, ma tu hai sempre cercato di soffocarle. Hai sempre detto che il successo non vale la pena che costa, che il bel mondo è stupido e vuoto. Ma no, mamma, no. Non ti credo. Il successo è una cosa bella. Il bel mondo mi affascina. Quello che mi hai insegnato tu è sbagliato. Sì, Lord Dilling, per esempio, è un uomo di successo che tutti ammirano. Bene, io darei qualsiasi cosa per essere come lui. E io piuttosto preferirei vederti morto. Ma che cosa hai contro Lord Dilling? Dimmi la verità. Lord Dilling è un uomo malvagio. In che senso? No, forse tu lo giudichi malvagio perché non crede alle stesse cose in cui credi tu. No, non si tratta di quello che crede o non crede quell'uomo. È proprio quello che è lui, dentro di sé. Ma c'è qualcosa che tu sai di lui? Sì. E di questo qualcosa, ne sei sicura? Da 20 anni. Ma è possibile giudicare un uomo risalendo così indietro nel suo passato? Quello che quell'uomo è stato, lo è ancora. E lo sarà sempre. Dimmi quello che ha fatto. Se è qualcosa di vergognoso, io non andrò con lui. Mi conosce abbastanza per credermi. Gerald,
Vieni qui accanto a me. Più vicino, come quando eri bambino. Ascoltami. Molti anni fa, io ho conosciuto una ragazza, era tanto giovane. Non aveva ancora 18 anni e non sapeva niente della vita. Georgia Afford, questo era il nome di Lord Dilly, allora, la conobbe. Lui sapeva tutto della vita. Lei se ne innamorò. Se ne innamorò tanto che abbandonò la casa di suo padre e andò con lui. Lui gli aveva giurato che l'avrebbe sposata. Lei, vedi, aveva riposto in lui tutta la sua fiducia. E prima che il bambino nascesse, già perché un bambino stava per nascere, lei lo supplicò di sposarla per amore di quel bambino. E lui rifiutò. Poi il figlio nacque e la donna se ne andò, abbandonò quell'uomo. Ma la sua vita fu distrutta. Per sempre. Da allora non ha fatto che soffrire. Per lei non c'è stato più pace, più gioia, più riposo. Ecco perché ti dico che Lord Dilling è un uomo malvagio. È una storia molto triste. Certo. Ma oserei dire che quella ragazza ha perlomeno le stesse colpe di Lord Dilling. Dopotutto, tu pensi che una ragazza per bene possa andarsene di casa con un uomo senza essere sposata? Una ragazza per bene. Ritiro tutte le mie obiezioni, Gerald. Considerati libero di andare con Lord Dilling, quando e come vuoi. Lo sapevo che non me l'avresti impedito. Sei la mamma più buona e più bella che Dio abbia mai creato. E per quanto riguarda Lord Dilling, sai, ma io non credo che sia mai stato capace di una disonestà. Esther! Gerald! Mi ha offeso in modo orrendo! Ma chi? Chi è stato? Avete osato mancare di rispetto alla persona più pura che esista sulla faccia della terra. Ma com'è vero, Dio? Fermati, Gerald! Quell'uomo è tuo padre. Mia madre non è ancora scesa, Lady Astanton. Oh, lo aveva detto che non si sentiva troppo bene. Troppa elettricità nell'aria ieri sera. O è stata colpa della musica? La musica rende romantici e comunque dà sui nervi. Al giorno d'oggi è pressoché la stessa cosa. Ah, sì? Meno male che non capisco quello che intendete dire, mia cara, perché temo sia qualcosa di non molto bello. Guardate il salotto della signora Arbat, non è vero? Com'è grazioso, così tranquillo, così ordinato. Una casetta modello. Proprio la parola giusta. Guardate la stanza di una santa donna. Fiori, libri che non turbano, che non fanno arrossire. Ma a me piace arrossire. Ah, sì? Mio marito continuava a dirmi che non arrossivo mai abbastanza. Ma aveva un caratterino. Non voleva mai presentarmi amici che non fossero al di sopra della settantina. Oh, gli uomini al di sopra della settantina sono la mia delizia. La loro dedizione è totale, fino alla morte. Io ritengo che 70 anni sia l'età ideale per un uomo. È incontrato.